stamattina c'è Pinuccio con noi, stiamo parlando di Natale, delle tradizioni natalizie. Natale, con la preparazione, le cose. Mi sa che abbiamo una persona al telefono. Sì, che ci ha fatto sapere delle cose, ci ha mandato anche una fotografia. Una fotografia, noi vogliamo io già mi invito, se è casa sua, già mi invito a casa sua. Lo sapevo io, lo sapevo. Beh, perché tu no, le rischi, insomma. Sì, pronto Marco? Pronto? Marco, buongiorno Marco. Buongiorno. Innanzitutto, da dove chi da che paese, da che area geografica? Chiamo da Andria, però non sto ad Andria, sto verso Taranto. Vabbè, però sei di Andria, tu, diciamo. Oh, no, oh. Andria. Beh, oh, tu ci hai mandato una foto che ci interessa particolarmente, ovvero quella è la tua cantina privata, facci capire. Praticamente sì. Perché noi abbiamo parlato di mangiare, ma quando si beve a Natale? Tu, per esempio, che cosa hai mangiato alla vigilia? Alla vigilia? Alla vigilia... Cosa hai mangiato? Non mi ricordo. Abbiamo mangiato così tanto che non mi ricordo neanche. O hai bevuto così tanto che non ti ricordo. Bravo. Oh, consigliaci, che ne so, dei vini natalizi, visto che ho capito che sei esperto. No, vabbè, un moscato si può consigliare. Il moscato di Trani. Sul dolce. E gli antipasti? Per gli antipasti un prosecco. Oh, ai primi? Prosecco normale. Ai primi? Per i primi un rosso. Dipende poi da quello che si mangia. Cioè, mangia già mi si accise, Marco. Cioè, già io sono già morto. Vabbè, e dopo, per esempio, sul capitone, che cosa consigli? Che capitone? Ma vino bianco. Vino bianco. A sgrassare. E sul pesce il vino bianco. Sì, esatto. Poi se ti fanno il palloncino, dopo prendi il volo, praticamente. Giovane, vieni qua. Devo fare il palloncino. Beh, Marco, okay. Che ti devo dire? Sì. Tu l'albero l'hai fatto? Sì, l'ho fatto. L'ha fatto mia madre con mio nipote. Io ho dato la mano soltanto a portare i cartoni sopra. I cartoni. Che poi si accende sempre la guerra, si accende. Perché? Chi deve portare i cartoni? Chi deve portare i cartoni dall'albero? Chi deve portare le cose da giù? Chi deve fare il presepe? Ognuno se la scampa. E alla fine quello che resta a fare il presepe sono sempre io. Beh, ci dispiace. Però dai, una cosa bella. E poi è meglio che l'hai fatto, che se non lo facevi veniva Salvini a casa tua e te lo portava. Perché mo sta andando dove non lo trovo. Ciao Marco, grazie per i consigli etilici soprattutto. Cioè, bianco, prosecco, bianco, rosso, questa, poi di nuovo bianco, lo spumante. È da segnarsela però, i consigli etilici. E poi ci scriveva nel messaggio che a un certo punto sta quello imbriaco che lo spumante fa... adesso che colpisco E quando non si apre il tappo che passa la mezzanotte non riesce ad aprire il tappo oppure che poi fa toc le bestemmie a quello fanno prendiamo un altro la non che fa te dalla Badario che quello me l'ha regalato Marietta che è nuovo è vero. Però è vero questo fa dei cartoni perché ti viene la febbre giù in cantina però guarda io l'altro giorno ho sentito una persona conosco una persona che mi ha detto guarda io non vado in palestra dovrei farlo perché comunque ho superato una certa età l'unica cosa che mi è rimasta la nostra è un po' più avanti in realtà noi niente palestra è l'unica cosa che mi è rimasta adesso per fare esercizio fisico è proprio prendere i cartoni e spostarli dalla macchina alla cantina dalla cantina a casa mia per l'albero di Natale le palle tutte queste cose qui dell'indirizzo di casa ci diamo l'indirizzo noi abbiamo l'albero col cielo nella mezzato, cioè che ci vuole il Cirque du Soleil per andare gli acrobati e non viene neanche bene. Guarda, che brutto, che io mia madre che mio padre ci mette tipo una settimana a fare l'albero, poi arriva mia madre, lo guarda che schifo, che peggio e non è venuto neanche bene. Che cosa vuol dire sottotesto? Si dà fastidio, è sporcato, i rumori, le cose e non è venuto neanche bene. Proprio una tragedia totale. Però dai, sarebbe possibile ascoltare senza giacca e cravatta di Rino D'Angelo? È la mia canzone del cuore. È vero. Insieme alla canzone del film Nuit da Sul la sera, ustesse tavoline, una birra ghiacciata come noi. Cioè, questa è poesia, voi Selene, mettete le cose moderne, questa è un'altra cosa. Ce ne sono tante, dai. Yamungin. Ma sì, quella è già più allegra. Che poi avete la zitta di Nino D'Angelo nel film, era sempre la stessa. Cioè, lui invecchiava e lui aveva sempre 13 anni. L'importante è che comunque ce l'abbiamo sempre nel cuore, Nino D'Angelo. Non ridere tu dall'altra parte. Comunque, ritornando. È vero che c'ha sempre le spalline. A 13 anni, lui arriva a 70 anni nel film e lei 13 anni la zitta.
conserva il caschetto. Capito? Lui conserva il caschetto. Vabbè, però mo è cambiato. Che sta dicendo? Il fatto del. Però non potete ridere. Il fatto dell'albero. Il fatto di quello che si mangia. Voi avete notato, se camminate la notte, durante le vigilie, dall'Immacolata, Natale, a Capodanno, che ci sono degli uomini sui balconi? No, aspetta, che c'è? Ci sono degli uomini solitari sui balconi. No, questa cosa mi manca. Che stanno con una paletta. Alcuni più tecnologici con il phone. Cioè? Appeccia la fornacella. Che si vivono tutte le vigilie fuori i balconi. Stanno sempre là. Sì, ora sì. Che poi rientrano e non trovano nessuno. È pronto tutto addosso. Alcuni muoiono anche assiderati fuori. Però il Natale è bello per i bambini, come dicevano. Natale per i bambini e a mangiare. Senti, ma a proposito di Natale e Babbo Natale, Sabino, tu quando hai smesso di credere a Babbo Natale? Quando ho cominciato a votare. Radio Selene. Radio Selene. La Puglia è in onda.